Sono Angelo Chiarre, lavoro presso il liceo statale scientifico Darwin di Rivoli in provincia di Torino, come docente di italiano, latino, storia e geografia e da quest'anno come animatore digitale. Insegno da 24 anni e da 10 sono attivo come formatore all'interno del gruppo per l'innovazione scolastica che opera all'interno del centro servizi didattici della città metropolitana di Torino. Mi sono formato alla scuola di Mario Comoglio, professore emerito della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, con il quale ho frequentato diversi corsi di aggiornamento dal 1998 al 2010. Dal 2014 ad oggi ho seguito 5 MOOC dell'European SchoolNet Academy, uno su Coursera dell'Università di Melbourne sulle 21st Century Skills, e due MOOC su EMMA, tra cui il riuscitissimo corso sul coding del professor Alessandro Bogliolo. Ho insegnato in due classi 2.0. Da 2 anni coordino un laboratorio di progettazione didattica online regolarmente inserito nel catalogo delle proposte formative del CESENI. Perché questo MOOC? Questo MOOC nasce come reazione alla constatazione del persistere di una lacuna nel mondo della scuola italiana, una lacuna cronicizzata che Benedetto Vertecchi da anni stigmatizza. Di quale lacuna si tratta? La possiamo toccare con mano nell'avveniristico Piano Nazionale della Scuola Digitale, divenuto operativo a seguito del decreto ministeriale 851 del 27 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 1,56 della legge 107 del 13 luglio 2015. Tra le 35 azioni da esso previste, spicca l'assenza di un focus specifico di alto profilo scientifico sul tema della valutazione. Ad esempio, nell'azione numero 14, dove il riferimento alla questione della valutazione è davvero frettoloso, assolutamente non adeguato alla sfida dei nuovi scenari per la valutazione, sui quali dal 2010 si è intensificato il dibattito internazionale. Come deve essere riconcettualizzata e rioperativizzata la valutazione degli apprendimenti in una classe digitale? Questa è la grande domanda che non sembra ancora rientrare nella vision non solo del legislatore italiano, ma occorre dire, neppure della ricerca azione coordinata dall'Unione Europea. Per esempio, nel report finale del progetto ITEC, Innovative Technologies for Engaging Classrooms, sviluppatosi dal 2010 al 2014, viene discusso l'impatto delle nuove tecnologie sul coinvolgimento attivo degli studenti, sui metodi di insegnamento, ma non sui metodi e sui criteri di valutazione degli apprendimenti. Quale risposta a questa situazione problema proveremo a dare in questo MOOC? Una risposta concreta e pragmatica, pensata da e per chi ogni giorno ha da affrontare la buona battaglia del lavoro in classe con gli studenti, con e senza TIC, tengo a precisare. Questi due requisiti, concretezza e pragmaticità, sono garantiti dalla traccia di progettazione brevettata da Grant Wiggins e Jay McTighe, Understanding by Design, che potremmo tradurre: se vuoi che i tuoi studenti comprendano qualcosa di importante per la loro vita, ci devi ragionare sopra in maniera strategica. Questo approccio didattico, lanciato nel 1998 e traghettato in Italia dal professor Comoglio nel 2004, costituirà l'asse portante del MOOC. Uno dei suoi punti di forza è quello di non esigere di necessità la presenza in aula di tablet o di altri sofisticati device. Fino al 2012 l'ho utilizzato costantemente in toto o in parte in classi tradizionali. Successivamente l'ho adattato gradualmente alle classi 2.0. Un altro suo pregio, ed è proprio il motivo per il quale ritengo che possa fare al caso nostro, è il fatto che esso pone al centro la questione della valutazione, concretamente intesa come progettazione di una particolare tipologia di prove di verifica, le prove autentiche o contestualizzate, i cosiddetti compiti di realtà. Un terzo motivo che rende questo metodo appetibile è la flessibilità che esso consente nella fase di progettazione della sequenza dei dispositivi, cioè delle attività in aula. Questa flessibilità gli consente di interfacciarsi piuttosto agevolmente con altri linguaggi di programmazione
senza causare crash fatali nel sistema operativo mentale dell'insegnante. In effetti è un'interfaccia pedagogica che facilita collegamenti interdisciplinari anche laddove apparentemente sembrano non esserci. Perché, ad esempio, facendo riferimento a questo metodo è possibile passare in modo didatticamente coerente da Ariosto, da Seneca, da Trovatori, Trovieri e Minnesänger a Minecraft Education Edition, cioè al coding. Lezione dopo lezione, dunque, seguiremo il modello UBD di Wiggins e McTighe in maniera che ogni partecipante, remixandolo in maniera libera e creativa a seconda delle proprie specifiche esigenze, arrivi a progettare un'unità di apprendimento da sperimentare in una delle sue classi. Siccome il modello Wiggins-McTighe ha oramai i suoi anni, la seconda edizione è del 2005, sarà necessario fare qualche upgrade. L'utilizzo delle TIC, la didattica multicanale, ovvero la New Media Education, la classe capovolta, cioè il flipped teaching, eccetera. Sarà anche necessario ampliare gli orizzonti tramite alcune espansioni un attimo più teoriche. Backward Design, cioè programmazione a ritroso per competenze, PBL, cioè Project Based Learning, oppure CBL, Challenge Based Learning, Brain Based Learning, apprendimento cooperativo e collaborativo, istruzione differenziata, disposizione della mente, soft skills e 21st century skills, mettere i voti tramite le rubriche, ovvero le griglie di valutazione. Verranno fornite anche le opportune indicazioni biblio e sitografiche per chi desiderasse approfondire qualche argomento e verranno messe a disposizione diverse risorse didattiche originali. Mi auguro che questa proposta vi sembri intrigante al punto giusto. Vi aspetto su Emma.